Serafino e io siamo amici, sebbene il lavoro ci abbia portato lontani l'uno dall'altro. Lui è autista di un industriale e io operatore e fotografo. Anche nel fisico siamo diversi. Lui è un biondo ricciuto, con un viso rosa, da bambino, e gli occhi a fior di pelle di un celeste sfacciato. Io bruno, con un viso serio, da uomo, gli occhi infossati e scuri. Ma la vera differenza sta nel carattere. Serafino è un bugiardo, e io invece le bugie non le so dire. Basta. Una di queste domeniche Serafino mi fece sapere che aveva bisogno di me. Dal tono indovinai qualche pasticcio. Serafino ne combina spesso per la sua mania di spararle grosse. Andai all'appuntamento in un caffè di Piazza Colonna e di lì a poco eccolo arrivare con la prima bugia, la macchina fuori serie di gran lusso del padrone che sapevo assente da Roma. Mi fece di lontano un gesto di saluto un po' vanitoso, proprio come se la macchina fosse stata sua, e poi andò a parcheggiare. Lo guardai mentre mi veniva incontro. Era vestito da paino, con i pantaloni di velluto giallo, a coste, stretti e corti, la giubba con lo spacco sul di dietro, un fazzoletto colorato intorno al collo. Mi venne un senso di antipatia, non so perché. E come lui sedette osservai un po' acido, «Sembri proprio un signore». Lui rispose con enfasi, «Oggi sono un signore». E io lì per lì non capii, insistetti, «E la macchina? Hai vinto al totocalcio?» «È la macchina nuova del principale», rispose lui con indifferenza. Stette un momento sopra pensiero e poi soggiunse, «Senti, Mario, tra poco verranno due signorine. Come vedi, ho pensato anche a te, una per uno. Sono ragazze di buona famiglia, figlie di un ingegnere delle ferrovie. Tu sei un produttore cinematografico. Siamo intesi? Non mi tradire». «E tu chi sei?» «Te l'ho già detto, un signore». Non dissi nulla e mi levai in piedi. «Che fai? Te ne vai?» disse lui allarmato. «Sì, me ne vado», risposi. «Lo sai che le bugie non mi piacciono. Arrivederci e divertiti». «Ma aspetta, tu mi rovini». «Sta tranquillo, non ti rovino. Aspetta, quelle ragazze vogliono conoscerti. Io no, invece». Insomma, disputammo un pezzo, io in piedi e lui seduto. Finalmente, siccome sono un buon amico, accettai di rimanere. Però lo avvertii. «Non ti garantisco di sostenere la tua bugia fino alla fine». Ma già lui non mi dava più retta. Tutto contento disse, «Eccole!» Dapprima non vidi che i capelli. Avevano tutte e due in capo come due palloni fatti di capelli crespi, gonfi, folti. Poi a malapena, sotto queste due masse enormi, intravidi le facce, sottili e magre, simili a due uccellini che spuntino dal nido. Di persona erano ambedue snelle e ondeggianti, tutte fianco e petto, con certe vitine di vespa da farle passare dentro un portatovagliolo. Pensai che fossero gemelle perché erano vestite nello stesso modo, gonnella scozzese, maglietta nera e scarpette e borsetta rosse. Serafino, tutto cerimonioso, si alzò e fece le presentazioni. «Il mio amico Mario, produttore, la signorina Iris e la signorina Mimosa». Le guardai meglio adesso che erano sedute. Dalla premura che le dimostrava, capii che Serafino si era riservato Iris, lasciandomi Mimosa. Non erano gemelle. Mimosa, che mostrava più di 30 anni, aveva il viso più affamato, il naso più lungo, la bocca più grande e il mento più pronunziato di Iris. E insomma, era quasi brutta. Iris invece poteva avere 20 anni ed era carina. Notai pure che avevano tutte e due le mani rosse e screpolate, piuttosto da operaie che da signorine. Intanto Serafino, che col loro arrivo sembrava diventato scemo, faceva la conversazione. Che piacere vederle, come erano brune, dove erano state quest'estate. Mimosa incominciò a ma già Iris aveva risposto a Viareggio. Allora si guardarono e si misero a ridere. Serafino domandò, «Perché ridete?» «Non ci fate caso», disse Mimosa, «mia sorella è stupida. Siamo state prima a Venezia, in albergo, e poi a Viareggio, in una villetta di nostra proprietà». Capii che mentiva, perché parlando aveva abbassato gli occhi. Era come me. Non so dire bugie guardando in faccia. Lei proseguì disinvolta, «Signor Mario, lei è un produttore. Serafino ci ha detto che lei vuole farci un provino». Rimasi sconcertato e guardai Serafino, ma lui stornò la testa, dissi, «Vede, signorina, il provino è come un piccolo film, non è cosa che si improvvisa, ci vogliono un regista, un operatore, un teatro di posa, Serafino non se ne intende, magari uno di questi giorni vuol dire mai, ma no, signorina, le assicuro, via, sia buono, ci faccia un provino». Adesso era diventata tutta scivolosa, mi aveva preso per un braccio, si stringeva contro di me. Capii che Serafino le aveva montato la testa con questa storia del provino, e cercai di spiegarle di nuovo che un provino non si poteva fare così, su due piedi.
Pian piano comprese anche lei, finalmente, e allentò la stretta del braccio. Poi disse alla sorella che parlottava con Serafino: «Te l'avevo detto che erano tutte storie. Beh, che facciamo, ce ne andiamo a casa?» Iris, che non se l'aspettava, rimase male, disse con impaccio: «Potremmo restare con loro fino a stasera?» «Sì», incalzò Serafino, «stiamo insieme, facciamo un giro in macchina». «Lei ha la macchina?» domandò Mimosa quasi rabbonita. «Sì, eccola lì». Seguì il gesto, vide la macchina e subito cambiò tono. «Allora andiamo, al caffè mi annoio». Ci alzammo tutti e quattro. Iris andò avanti con Serafino e Mimosa mi venne accanto dicendo: «Non è offeso, no? Ma sa, siamo stufe di promesse. Allora me lo fa il provino?» Così, tutta la mia spiegazione non era servita a nulla. Voleva il provino. Non le risposi e salì in macchina, sedendomi accanto a lei, dietro, mentre Serafino e Iris sedevano davanti. «Dove andiamo?» domandò Serafino. Mimosa adesso mi aveva acchiappato di nuovo il braccio. Mi aveva preso la mano con la sua, me la stringeva. Insistette piano: «Sia buono, su, dica che andiamo al teatro a fare il provino». Per la rabbia stetti un momento silenzioso e lei se ne approfittò per soggiungere sempre a bassa voce: «Se mi fa un provino, guardi, le do un bacio». Mi venne un'ispirazione e proposi: «Andiamo a casa di Serafino, ha una gran bella casa, così vi riguarderò meglio tutte e due e vi dirò se è il caso di fare questo provino». Vidi Serafino lanciarmi un'occhiata di rimprovero. La macchina del padrone la spacciava per sua, ma nella casa non aveva ancora avuto il coraggio di portarci nessuno. Provò infatti a obiettare: «Non sarebbe meglio fare una bella passeggiata?» Ma le ragazze, soprattutto Mimosa, insistettero: «Niente passeggiata, bisognava discutere del provino». Così lui si rassegnò e partimmo a tutta velocità verso i Parioli, dove era la casa. Durante il tragitto, Mimosa continuò a strofinarsi contro di me, parlandomi con voce insinuante, bassa, carezzevole. Non l'ascoltavo, ma ogni tanto sentivo la solita parola sulla quale lei batteva come su un chiodo: «Il provino, mi fai il provino, se facciamo il provino!» Ecco i Parioli, con le strade deserte tra le case di lusso, tutte balconi e vetrate. Ecco la palazzina del padrone di Serafino, con l'ingresso di marmo nero, l'ascensore di mogano e cristallo. Salimmo al terzo piano, entrammo al buio, in un odore di naftalina e di chiuso. Serafino avvertì: «Mi dispiace, sono stato fuori, l'appartamento è ancora per aria». Andammo nel salotto e Serafino spalancò le finestre, sedemmo su un divano ricoperto di tela grigia, davanti a un pianoforte avvolto in lenzuoli appuntati con le spille da balia. Dissi allora, applicando il mio piano: «Noi due adesso vi guardiamo e voi altre camminate un po' in su e in giù per il salotto, così mi faccio un'idea per il provino». «Dobbiamo mostrare le gambe?» domandò Mimosa. «No, niente gambe, basta che passeggiate». Docili, presero a passeggiare in su e in giù, davanti a noi, sul pavimento di legno lustrato a cera. Non si poteva negare che fossero graziose, con quei due testoni gonfi di capelli, i fianchi e il petto sviluppati, le vite sottili, ma come notai avevano, oltre alle mani, anche i piedi, brutti e grandi, e le gambe erano un po' storte, di forma sgraziata, dura. Ragazze, insomma, di quelle che i produttori non gli fanno fare nemmeno le comparse. Loro intanto passeggiavano, e ogni volta che nel mezzo del salotto si incontravano si mettevano a ridere. Tutto a un tratto gridai: «Alt, basta, sedetevi!» Andarono a sedersi e mi guardarono con facce ansiose. Dissi asciutto: «Mi dispiace, ma non andate». «E perché?» «Ve lo dico subito il perché», spiegai serio. «Io per i miei film non ho bisogno di ragazze fini, educate, distinte, signorili come siete voi. Bensì di ragazze del popolo, ragazze che magari all'occorrenza sappiano dire qualche parolaccia, che si muovano in maniera provocante, che siano insomma sguaiate, maleducate, rustiche. Voi invece siete figlie di un ingegnere, siete ragazze di buona famiglia. Non fate al caso mio». Guardai Serafino, stava affondando nel divano, pareva abbrutito. Mimosa insistette: «Ma che ci vuole? Possiamo fingere di esserlo, ragazze del popolo. Niente, certe cose chi non c'è nato non le sa fare». Seguì un breve silenzio. Avevo gettato l'amo ed ero sicuro che il pesce avrebbe abboccato. Infatti, dopo un momento, Mimosa si alzò e andò a sussurrare all'orecchio della sorella. Questa non pareva contenta, ma poi alla fine fece un gesto di consenso. Allora Mimosa si mise le mani sui fianchi, ancheggiandomi si avvicinò e mi diede un colpo in petto dicendo: «A bullo, con chi credi di parlare?» Se dicessi che era trasformata, direi troppo. In realtà era lei, al naturale. Risposi ridendo: «Con le figlie di un ingegnere delle ferrovie».
E invece siamo proprio quello che ci vuole, due ragazze del popolo basso. Iris sta a servizio e io faccio l'infermiera. E la villetta di Viareggio? Niente villetta, abbiamo preso la tintarella a Ostia. Ma perché avete detto tante bugie? Iris disse ingenua. Io non volevo, ma Mimosa dice che bisogna gettare la polvere negli occhi. Mimosa, positiva, osservò. Intanto, se non avessimo detto le bugie, il signor Serafino non ci avrebbe presentato a lei. Dunque è stato utile. Beh, allora, questo provino... L'abbiamo già fatto, risposi ridendo, ed è servito a dimostrare che siete due brave ragazze del popolo. Anzi, bugia per bugia. Io non sono produttore, ma un semplice operatore e fotografo, e Serafino qui non è quel signore che pretende di essere, è autista. Questa volta devo dire che Mimosa resse il colpo magnificamente. Beh, me l'aspettavo, disse con malinconia. Siamo sfortunate. E se incontriamo uno con la macchina è un autista. Andiamo, Iris. Serafino si svegliò alla fine. Un momento, dove andate? Andiamo via, sor bugiardo. A un tratto mi fecero compassione tutte e due, soprattutto Iris, così bellina, che pareva mortificata e aveva le lacrime agli occhi. Proposi, sentite, abbiamo detto le bugie tutti e quattro. Mettiamoci una pietra sopra e andiamo insieme al cinema. Che ne dite? Seguì una discussione. Iris avrebbe voluto accettare. Mimosa, ancora offesa, non voleva. Serafino Mogio non aveva più il coraggio di parlare. Ma io convinsi Mimosa dicendole finalmente, sono operatore, non produttore. Però posso presentare Iris a un aiuto regista di mia conoscenza. Non sarà una gran raccomandazione, ma qualche cosa potrebbe fare. Così andammo al cinema, ma senza macchina, in autobus. E Iris al cinema si strinse accanto a Serafino, che con tutto che fosse bugiardo e autista, le piaceva. Invece Mimosa stava sulle sue, e in un intervallo mi disse, io faccio un po' da madre a Iris. Non è vero che è una bella ragazza, ma guardi che lei ha fatto una promessa e deve mantenerla. Guai a lei se non la mantiene. Promettere e mantenere è da uomo vile, disse scherzando. Lei ha fatto una promessa e la manterrà, disse lei. Iris ha da avere il suo provino, e lo avrà.